Faccio questo video perché mi sono ripromesso di trattare con maggiore frequenza le tradizioni del verbano Cusio-Ossola. In particolare voglio parlare con voi di un tema molto intrigante. Le valli ossolane sono ricche di leggende così interessanti e originali che vorreste sentirle raccontare almeno una volta al giorno, possibilmente da un anziano o da un saggio. E il fatto che raccontarle con quel tipico garbo degli anziani sia il classico decano del paese, i capelli bianchi, gli occhi vivaci, le mani tremolanti e che ha fatto il contadino o il pastore che quindi conosce profondamente le montagne, calza a pennello con la figura che stiamo andando a conoscere. La maggior parte di queste annoverano la presenza di nani dispettosi vestiti di foglie e stracci, paurosi basilischi, fate, folletti, fantasmi e ovviamente le streghe. Ma più che un racconto, questa volta ho voluto scegliere un personaggio molto particolare, figura cardine delle tradizioni alpine. È l'uomo selvatico, un antico abitatore dei boschi, mezzo uomo e mezza bestia, eppure saggio e intelligente. Il suo corpo è ricoperto di peli, a volte di foglie o licheni. L'iconografia più conosciuta è probabilmente quella dell'Homo Selvadego, rappresentato nell'affresco di Casa Vaninetti, un antico edificio quattrocentesco presso Cosio Valtellino, in frazione Sacco. La sua presenza all'interno o all'esterno di altre antiche abitazioni nelle vallate alpine non è casuale, bensì a scopo apotropico o intimidatorio, accompagnando anche soggetti sacri. Il Piemonte reca traccia di questo archetipo in molte province. In diverse zone la credenza dell'uomo selvatico è così radicata da essere citata in molti toponimi. Non di rado infatti ci si può imbattere in una balma, caverna, grotta, passo e vetta dell'uomo selvatico. Seguitemi allora in questo singolare viaggio in compagnia di questa creatura ferina. Nella Valle d'Isorno, magnifica e incontaminata, gli uomini selvatici erano persone barbute e pelose che gironzolavano taciturne tra boschi e pascoli. Grandi conoscitori della natura e del ciclo stagionale di ogni pianta, erano esperti dell'arte casearia, panificatoria e metallurgica. Sapevano occuparsi delle bestie, conciare le pelli e utilizzare le erbe. In Valle Bognanco si chiamavano Cusciui, avevano un aspetto nanesco e abitavano i dirupi tra la località di Pizzanco e il passo di Oriaccia, dove esisterebbe una grotta chiamata per l'appunto Ca' di Cusciui. Rispetto ad altri uomini selvatici, i Cusciui erano meno pacifici e più dispettosi. In generale, però, l'uomo selvatico è di indole buona e trasmette agli uomini saperi e conoscenze. Tuttavia, non sempre riesce a farsi ben volere. Si narra che nell'Alpe Giucola, in Valle Anzasca, dalla tomba di Cucit, una profonda caverna di origine naturale realmente esistente, quando non c'era vento usciva l'Homme Selvagge a riscaldarsi al sole. La sera andava a veglia in un alpe vicino, essendo nano trovava comodo sedersi sullo scalino del focolare, presso le abitazioni dove insegnava ai valligiani come fare il burro, il cacio e la ricotta. Ma una sera una ragazza, infastidita dalla sua presenza mostruosa, accucciata sullo scaglione di pietra del camino, gliela fece trovare arroventata, sinché l'Homme Selvagge si ustionò il sedere e da quella sera scomparve per sempre. Un'altra versione racconta che nella grotta vivevano sette Cucit, così si chiamava quella specie di uomini selvatici. Uno di loro si invaghì di una pastorella alla quale faceva visita nelle sere d'inverno, ma le altre alpigiane la prendevano in giro per quell'ometto che ogni sera si piazzava lì. La sbeffeggiarono a tal punto che questa decise di sbarazzarsene arroventandogli con la brace il posticino davanti al focolare dove si sedeva sempre. E così facendo il piccoletto si ustionò il deretano e fuggì ululante verso la sua caverna. Sembra che l'ultima apparizione dell'uomo selvatico in Val d'Ossola risalga al 1916. Due tra gli ultimi esemplari furono avvistati da una guida alpina intenta con alcuni inglesi ad effettuare una serie di ascensioni sul Vai Smith e da dei doganieri nei pressi del Passo Mondelli. A prescindere dalla veridicità o meno delle notizie qui riportate, è in parte con la civilizzazione che l'uomo selvatico è scomparso, con la posa dei primi cavi elettrici, prospezioni geologiche, ma anche per colpa della guerra, con la realizzazione della linea Cadorna. D'altronde, voi riuscireste ad immaginarvelo ancora nel XXI secolo? Io sì. In un mondo dalle gambe di plastica, egli si diverte ancora al ballo delle marmotte. Non ha smesso di raccogliere la rugiada nelle notti d'estate e di battere la propria clava sul terreno nevoso per segnalare i primi fiori che è l'ora di sbocciare. Ma se vi invitasse a raccogliere le fragole, a quanti di voi farebbe schifo l'erba che vi punge attraverso i sandali? Ma a questo punto diciamo che cos'è questo uomo selvatico.
Il concetto è molto semplice. L'uomo selvatico non è esattamente un classico del bestiario, ma è senza ombra di dubbio una delle forme più straordinarie ed eloquenti del mostruoso e rappresenta un archetipo della natura animale dell'essere umano. Sebbene storicamente non sia possibile stabilire analogie simili, molti immaginano che il mito dell'uomo selvatico condivida alcuni aspetti con il lupo mannaro, il satiro, lo yeti o il Sasquatch. Come ho accennato, la sua caratteristica distintiva è la sua animalità, la sua somiglianza con l'animale, la sua ferocia, il suo essere puro e spontaneo, libero dalle imposizioni della società. Rifugge i beni materiali anche se non lo si può considerare propriamente selvaggio, bensì selvatico, poiché nume indigete dei popoli delle Alpi e difensore della natura. Talvolta identificato con una specie di orso, è pronto a condividere con i valligiani la sua compagnia e il suo sapere. La documentazione rende difficile stabilire quando l'uomo selvatico apparve nelle tradizioni popolari. Probabilmente a partire dal XII secolo, quando la Chiesa lo aveva già assimilato da altre credenze, anche se la sua popolarità crebbe nel XV secolo, quando si voleva rappresentare il lato più primitivo e innocente, ormai perduto, dell'umanità. In giro per l'Europa esso era raffigurato in chiese, su fontane, doccioni, portali, affreschi, arazzi, addirittura tegole e fonti battesimali. È presente nelle illustrazioni, nei manoscritti medievali e nei primi libri a stampa, nonché nelle poesie, nelle fiabe. In diverse rappresentazioni l'uomo selvatico è in compagnia di una donna selvatica e soprattutto in questa veste entrambi sembrano assumere un carattere ambivalente, perché se da un lato in alcune antiche incisioni ci viene mostrata l'immagine bucolica e serena dell'uomo selvatico con relativa consorte e figli, cioè il ritratto di una famiglia felice a contatto con gli animali della foresta, dall'altro in alcune regioni erano considerati rapitori di bambini, potevano uccidere o condurre gli uomini alla pazzia. Il loro lato più oscuro si manifesta nella sessualità selvaggia. Nelle favole dei fratelli Grimm, la donna selvatica è ossessionata dal sedurre rispettabili valligiani sposati, mentre in altri contesti accade lo stesso ma a parti invertite. Gli uomini selvatici possono fecondare delle valligiane mentre queste dormono e combinarne di tutti i colori. Dopo il XVI secolo gli uomini selvatici scompaiono dalle arti, sopravvivendo per lo più in araldica. Dürer e Bruegel erano stati gli ultimi grandi artisti a ritrarli. C'è poi un'altra figura apparentemente molto simile all'uomo selvatico, anch'essa ampiamente diffusa in Europa e non solo, che merita la nostra attenzione. Merita la nostra attenzione non solo perché è molto interessante, ma perché potrebbe darci una mano a non fare sempre di tutta l'erba un fascio. Vi faccio notare che l'uomo selvatico viene addirittura fatto coincidere con gli anacoreti del deserto. Parliamo del Green Man, altrettanto misterioso e intrigante. Il Green Man è solo maschio e di lui si vede quasi sempre solo la testa, una testa composta interamente da foglie o che fa capolino tra il fogliame come un fiore che sboccia, oppure è raffigurata con viticci, foglie e ramoscelli che possono fuoriuscire da bocca, occhi e orecchie. Fra queste tipologie, le prime due sembrano avere una certa affinità con le maschere greco-romane, tipo Bacco, un fatto testimoniato da vari ritrovamenti nel Mediterraneo dal II secolo in poi, soprattutto quando rappresentato con foglie di vite, ma come dicevo il suo significato è tuttora dibattuto. Molti pensano che questo archetipo sia una divinità pre-cristiana e pre-romana, ma sono speculazioni. Anzitutto il termine Green Man è stato coniato solo nel 1939 per riferirsi al vastissimo e antichissimo mondo delle teste fogliate, rappresentate nelle antiche case di civile abitazione, ma soprattutto nelle cattedrali, e queste teste sono tante e molto diverse fra di loro. Fra le varie interpretazioni speculative sul loro significato c'è per esempio l'unione dell'uomo con la natura, oppure il simbolo più prezioso che gli intagliatori medievali potevano ricevere, il verde, l'albero, la pianta. Alcuni lo ritengono un essere divino risalente al periodo precristiano, tuttavia, come dicevo, il Green Man non è una vera e propria divinità e di conseguenza non fa direttamente riferimento a figure del Pantheon romano, celtico, greco e va distinto dall'Homo selvaticus. Nel corso del Rinascimento l'immagine del Green Man comincia a diffondersi a scopo decorativo e non più simbolico.
Nel Regno Unito torna in auge con il revival neogotico, ma anche in questo caso come mero elemento decorativo. Mi spiace per i neopagani, ma soprattutto per gli appassionati della Torino esoterica. Molto spesso questi ultimi amano speculare sull'ignoranza altrui di fronte a mascheroni fitomorfi sparsi per la città. Ma il culto contemporaneo del Green Man è frutto di un recupero un po' reinventato da parte dei folcloristi di fine 800 e inizio 900 come James Frazer, Cecil Sharp, Julia Somerset e molti altri. In particolare fu Julia Somerset, conosciuta ai più come Lady Raglan, in un articolo del 1939, a ipotizzare che il Green Man avesse qualche aggancio con quello che è il festival Jack in the Green, una delle tradizioni più curiose del Regno Unito associata alle celebrazioni del May Day, da noi la festa di Calen di Maggio. Nel corso di questi festeggiamenti ci sono servizi religiosi, l'incoronazione della Regina di Maggio, musica, balli come quello dell'Albero di Maggio, e culmina con una parata molto stravagante guidata da un personaggio chiamato The Parish, travestito da albero danzante con ghirlande di fiori, sormontato da una corona e che alla fine viene simbolicamente sacrificato per liberare lo spirito dell'estate. Secondo Lady Raglan e Marian Green, questo albero sacro della rinascita, simbolo della natura e della fertilità, un antico dio pagano o figlio minore di Pan, avrebbe un rimando diretto alle teste fogliate del Green Man e secondo alcuni questi misteriosi volti potrebbero avere radici celtiche, anche se non c'è nulla in grado di collegare concretamente il Green Man ai Celti. Addirittura non esistono tradizioni orali che si riferiscano direttamente alle teste fogliate, non esistono prove oggettive ad indicare che il Green Man facesse parte della cultura popolare, che fosse simbolo significativo per la gente comune del Medioevo. Gli unici a custodire il segreto evidentemente erano i liberi muratori e gli intagliatori delle epoche passate. Al contrario, l'uomo selvatico ha un passato molto più noto e meglio documentato, non solo grazie a disegni e affreschi, ma anche nella tradizione orale popolare. E il suo significato più recondito, se vogliamo, riecheggia nei poemi epici biblici e babilonesi. Come il Green Man, l'uomo selvatico è associato alla fertilità, ma in modo molto più animalesco. Come abbiamo visto, è seduttore di mogli e figli, e gli si attribuiva una sessualità pericolosa ma anche invidiata, la possibilità cioè di amoreggiare in modo libero e all'aria aperta. Uomini e donne selvatici sono altresì ammirati per la loro vicinanza alla natura e agli animali. Alcuni autori sostengono che questa immagine ambivalente si sia poi spaccata gradualmente con la scoperta delle Americhe e il confronto con i nativi, considerati dei selvaggi dai costumi mostruosi. Mentre le sfumature più bucoliche legate a società forestali idealizzate sono state alimentate a parte vari secoli dopo da artisti e scrittori, pensiamo alla Tahiti di Gauguin, che ancora oggi ci ricordano attraverso il metalinguaggio dell'arte questa naturalezza che è parte integrante di ognuno di noi. Come al solito spero di essermi spiegato, sono argomenti un po' complessi su cui torneremo a breve con un altro video. Nel frattempo vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto, arrivederci al prossimo video.